Premessa: in questo video sarò meno oggettivo e meno ingegnere del solito, perché semplicemente quest'auto mi piace troppo. Innanzitutto ringraziamo al Pin Center Milano del gruppo Renault che mi ha messo a disposizione quest'auto permettendomi di provarla, di raccontarvela e, diciamocelo, anche di godermela. Alpine A110 GT, 4 cilindri, 1.8 turbo benzina da 300 cavalli. La dimostrazione che con la giusta impostazione meccanica ci si può sentire su una supercar anche con un 4 cilindri. Partiamo dall'estetica, che qui su Andrea Carzemmo non è mai la parte più importante, ma diciamocelo, anche per noi nerd della meccanica, l'occhio vuole la sua parte. E qui siamo su un'auto, secondo me, indubbiamente riuscita dal punto di vista estetico. È bellissimo come sono riusciti a richiamare, a rimodernare quella che è stata un'icona degli anni 60. I due fari rotondi all'anteriore che sembrano praticamente bucare il muso della macchina, le fossette sul retro, i passaruota posteriori che sporgono in una maniera incredibile, cioè anche dallo specchietto li vedi proprio che escono letteralmente dalla carrozzeria. E poi non è proprio un richiamo alla sua era del passato, ma quello scarico centrale, ragazzi, cioè ha una cattiveria incredibile, soprattutto perché è incorniciato da un estrattore che sembra quasi preso da un'auto da corsa. Insomma, è un'auto che sicuramente si fa notare e vi assicuro che attira parecchi parecchi sguardi. Soprattutto tanti sguardi di curiosità, perché se ne vedono veramente poche in giro. E chi non è appassionato praticamente non la conosce nemmeno. In questi giorni mi hanno fermato più volte chiedendomi addirittura che auto fosse. E qui all'interno, ragazzi, c'è un connubio di sportività, eleganza, comfort che è davvero notevole. Questo tunnel centrale a ponte con tutta la fibra di carbonio, i tastini, mi fa molto McLaren, cioè è veramente da supercar. Non proprio comodissimo il fatto di avere questo, diciamo, vano portaoggetti sotto, perché tipo è un po' impossibile arrivarci visto che ci sono i sedili, però lasciamo perdere, dai, sono dettagli. Sedili stupendi, sulla versione normale e sulla S, se non sbaglio, sono rivestiti in alcantara. Qui abbiamo tutta questa pelle con le cuciture a contrasto che è spettacolare, cioè veramente veramente bella. Forse l'alcantara fa decisamente più racing e fa anche sudare un po' meno, però direi che in ottica Gran Turismo questi qua ci stanno da dio. E devo dire che sono anche parecchio comodi, regolabili sia in altezza che come inclinazione dello schienale, cosa non scontata per dei sedili sportivi come questi. E in generale, insomma, un abitacolo dove si sta davvero volentieri. Tra l'altro apprezzo molto come siano riusciti a riciclare, diciamo, componentistica Renault, come ovvio che sia, come molti dei tasti e comandi che ci sono sul volante, sul tunnel, sulla plancia, ma li hanno inseriti in un contesto che quasi, insomma, li trasforma, no? Nell'insieme non dà l'idea di un abitacolo economico. Tra l'altro, a proposito di comandi, una cosa simpatica che mi ha fatto sorridere in questi giorni è che io avevo già provato un paio d'anni fa un Alpine, l'avevo avuta in mano per un paio di giorni, poi quando ho preso in mano questa sono andato a ritirarla a Milano, insomma, dovendo fare un po' di autostrada, ho detto vabbè, accendo un po' di musica, no? E ragazzi, pur avendola già guidata, pur conoscendola, non trovavo la ghiera per regolare il volume della radio. Cioè non c'è niente, non c'è una ghiera qua, non c'era un tasto sul touch, non capivo come cavolo poter alzare il volume. Dopo un po' mi sono accorto che c'è qua dietro questa simpatica paletta con tutti i comandi per l'audio. Ma la cosa che mi ha fatto sorridere non è stata ovviamente il fatto che li abbiano nascosti qua dietro, che per carità ci sta, avendoli al volante ci sta anche non averli sulla plancia, ma che nei due giorni in cui l'avevo avuta in mano in precedenza evidentemente non avevo mai acceso la radio e quindi non me ne ero mai accorto. E ovviamente la ragione è che è un'auto che canta da sola. Thank you.
perché ragazzi qua dietro abbiamo un motore che è veramente un piccolo gioiellino. L'aspetto più sorprendente secondo me è il sound, perché per essere un normale 4 cilindri sono riusciti a dargli un carattere incredibile, molto corposo ai bassi ma anche con una bella apertura quando si sale. E poi c'è quello scoppiettio in rilascio, in scalata, che ormai è un must su questi piccoli motori turbo, ma è sempre una goduria. E il tutto è esaltato e elevato all'ennesima potenza dal fatto che sia posizionato dietro le spalle, perché te lo senti proprio nelle orecchie. E essendo abituati sulle auto normali a sentirlo sempre che viene da davanti, già solo il fatto di sentirlo che viene da dietro lo fa suonare molto più esclusivo, cambia tantissimo la percezione. E sempre per il fatto che è posizionato qua dietro, si può sentire benissimo il rumore di aspirazione man mano che va in pressione il turbo e poi lo sbuffo in rilascio. È qualcosa di assurdo, sembra che l'auto sia viva, sembra che respiri. Vi giuro che è una cosa che non ho mai sentito così bene su nessun auto. E si sente così bene perché il motore letteralmente respira da questa presa d'aria che, ragazzi, cioè è a una spanna dalla testa del guidatore. E poi, ragazzi, al di là del sound, questo piccoletto spinge da far paura. Non sempre prontissimo, essendo comunque un motore di cilindrata relativamente piccola che trae tutta la sua potenza dal turbo, ha bisogno di un po' di tempo, c'è un po' di lag. Per avere tutti i cavalli serve che davvero il turbo entra in pressione. Quando si dà giù tutto non si può pretendere di avere subito la massima potenza, ma quando ti dà tutti i 340 Nm di coppia e i 300 cavalli ti attacca letteralmente al sedile. Sembrano anche di più, parecchi di più, e il motivo è che devono spingere solo 1100 kg di peso. Peso così basso perché il telaio è costituito dal 96% in alluminio. Immagino che quel 4% rimanente che è fatto d'acciaio saranno, boh, non so, giusto gli attacchi sospensione o quei punti che devono essere particolarmente rinforzati. E in generale ogni singolo componente è ottimizzato per ridurre il peso al minimo. Pensate che addirittura i dischi freno sia all'anteriore che al posteriore sono scomponibili, cioè sono costituiti praticamente da due parti separate. C'è la campana centrale in alluminio per essere più leggera e la parte di attrito in ghisa, perché ovviamente l'alluminio non potrebbe resistere all'attrito e al calore delle frenate. Ma l'aspetto, se vogliamo, ancora più affascinante è che questo peso piuma è stato raggiunto senza rinunciare a niente. È un'auto che non è eccessivamente piccola, perché parliamo di 4,20 m di lunghezza per 1,80 di larghezza, quindi insomma più o meno le dimensioni di una Golf per intenderci, e in generale non manca nulla. Sì, chiaramente è una due posti secchi, ma ci si sta. Ha addirittura due portabagagli, uno davanti e uno dietro, piccolini ovviamente, non ci si poteva aspettare altro, e forse ecco il difetto più grande è che si scaldano parecchio, perché quello dietro è attaccato al motore, quello davanti è esattamente sopra il radiatore, e quindi anche senza tirarla particolarmente ovviamente si scalda tutto da morire. Forse ecco non è proprio la macchina perfetta per andare a fare la spesa di surgelati. Ma oltre al peso abbiamo altri due aspetti che secondo me sono determinanti nel rendere quest'auto una vera e propria supercar. Innanzitutto il motore centrale, che come vi dicevo prima rende il sound molto più coinvolgente perché viene da dietro, ma soprattutto rende il bilanciamento dei pesi perfetto, perché sia motore che cambio, che sono le due parti più pesanti dell'auto, sono praticamente al centro tra i due assi ruota, ed essendo più spostati verso il posteriore premono soprattutto sulle ruote posteriori, che sono quelle che portano trazione. Per chi avesse dei dubbi, la trazione posteriore è quasi indispensabile nella guida sportiva, per due motivi principalmente. Primo, perché le ruote davanti sterzano e devono solo sterzare, le ruote dietro spingono e devono solo spingere, quindi ognuna può sfruttare al massimo l'aderenza che ha a disposizione per fare questi due compiti. Il secondo motivo è che quando si accelera il peso dell'auto si sposta all'indietro e quindi va a premere di più proprio sulle ruote posteriori, quindi se la trazione è lì si guadagna aderenza, si guadagna grip e si riesce a trazionare, si riesce a spingere molto meglio. Se invece quelle che cercano di spingere sono le ruote davanti, stanno perdendo aderenza, quindi non è il massimo. E in più qua, per favorire ancora di più l'aderenza, per limitare gli spostamenti di peso, per avere sempre le ruote a contatto perfetto con l'asfalto, abbiamo uno schema sospensivo a triangoli sovrapposti sia all'anteriore che al posteriore, che è un po' lo schema sportivo per eccellenza, perché è quello che permette di controllare al meglio gli angoli della ruota, facendo in modo che mantenga sempre la stessa inclinazione rispetto al terreno anche quando ci sono degli spostamenti in verticale, quindi anche sullo sconnesso rimane sempre piantata. Aggiungiamoci il peso molto basso, aggiungiamoci il baricentro molto basso, perché insomma
penso possiate vederlo da come sono seduto. Questa è un'auto veramente a terra e ci si ritrova letteralmente incollati. Farla scomporre è veramente un'impresa. L'unica situazione che ho visto la mette un pochino più in crisi è dove c'è molto sconnesso, dove ci sono proprio magari dei dossi che, se presi in curva, se presi magari in accelerazione, tendono un po' a far staccare le ruote da terra, probabilmente perché è talmente leggera che appunto quando prende proprio un avvallamento importante sarebbe fisicamente impossibile che almeno una ruota non si stacchi per un istante da terra. E cosa devo dirvi, ragazzi? Io, provando quest'auto, ho due grandissimi dispiaceri. Il primo è non potermela permettere. Il secondo è la tristezza nel pensare che nessun altro costruttore sia riuscito o abbia voluto sfornare un'auto con questo mix di caratteristiche. Leggera, semplice, ma allo stesso tempo estremamente efficace, velocissima, divertentissima, eppure allo stesso tempo assolutamente vivibile. Cioè, ragazzi, le auto dovrebbero essere tutte così. E con questa notizia bomba direi che ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi.